striscione c'è Petio, quindi salto di qualità evidente a questo punto. Fate gli scherzi. No, io volevo comunque ringraziarvi tutti, perché al di là del ruolo sportivo della società, e credo che sia importante per tutti, per voi, per la città, per il corso soprattutto. Quindi ringraziarvi per l'appoggio e il sostegno che tra tutto l'anno, al di là dei ruoli diversi, delle diversità ripetute, che sono normali, ma dialettica tra persone per bene, ci avete dato durante tutto il periodo. Anche le critiche possono essere condivisibili o meno, ci hanno sempre aiutato a crescere in ogni momento, sia a me che all'allenatore che alla società. Quindi questo volevo ringraziarvi, perché per noi è stato fondamentale sentire la vostra stima, il vostro rispetto, le vostre critiche, perché sono sempre stato uno stimolo a fare di più, lo dissi dall'inizio, e poi l'altro giorno sono un po' a rivedermi la mia conferenza di presentazione, dissi proprio questo all'inizio, fissai gli obiettivi, credo che siamo in linea con quello che dissi l'8 giugno, era l'obiettivo chiaro, dichiarato, che però deve andare di pari passo con altri, quindi di questo sono soddisfatto e credo che questa sia la vittoria più bella per tutti noi, ecco, per noi di Sarajevo. Perché credo che sia un coinvolgimento e la chiave principale per i risultati e la condivisione. Grazie. Buongiorno direttore. Diceva che gli obiettivi li ha raggiunti per li ha raggiunti anche grazie, visto che insomma il direttore sportivo anche al mercato di gennaio in realtà, perché poi Bruno Zuculini e Alex Ferrari sono diventati due giocatori che sono ritagliati un bello spazio anche come titolari in questa squadra. Allora comincerei da quelli che potrebbero essere i punti fermi di questo Verona e nello specifico le situazioni legate a Ferrari e Bruno Zuculini per l'anno prossimo. Guarda, io credo che il Verona abbia vinto perché aveva dei valori importanti, non solo tecnici, ma soprattutto di altro tipo, la mentalità, il gioco, l'idea che in B credo che sia ancora più difficile farlo. La Serie B è un campionato difficile, risalire subito per averne promosse è una cosa particolarmente difficile e rara. Negli ultimi 5 anni hanno fatto 3 squadre, il Palermo, che davanti a di Bale, Belotti, Vasquez, Trianiello, l'ha fatto il Cagliari l'anno scorso, che ha avuto una corazzata oggettiva anche per gli investimenti fatti sul mercato, e l'ha fatto il Verona quest'anno. Quindi le retrocesse che risalgono subito, direttamente, senza passare per il playoff, sono veramente poche, quindi sono solo 3, quindi siamo felici di aver raggiunto questo tipo di obiettivo, che sembrava più facile quanto era fatto stato. Il mercato di gennaio sicuramente ha integrato una rosa che secondo me era competitiva fin dall'inizio. Credo che la nostra miglior fortuna è stata avere una rosa completa all'80-90% sui primi giorni del deal. Abbiamo integrato pochissimo durante l'estate, un piccolissimo intervento, veramente la rosa è partita dal primo giorno di ritiro quasi completa. A gennaio tutto per tirare due ragazzi giovani che ci hanno dato una mano importante. Chiaro, sono giocatori in prestito. Giocatori in prestito. Ovviamente sulle parti sono 3, sono il calciatore, il Verona, che è contento del loro rendimento, e le squadre che non hanno avuto. Quindi sono situazioni, siamo contenti che questi due ragazzi ci abbiano dato la mano. Siamo contenti che noi abbiamo dato la mano a giocare di più, perché ora entrambi i due ragazzi sono pochissimi. Ferrari una presenza fino a gennaio al Bologna e Bruno pochissima Rayo Vallecano, che hanno dovuto togliere gli altri due anni. Quindi credo che anche loro hanno dato la mano al Verona, ma anche il Verona ci ha dato la possibilità, creato l'ambiente giusto e le condizioni migliori perché questi ragazzi potessero avere un maggiore continuità di rendimento. Poi, quello che noi deve essere il nostro obiettivo è continuare con questa idea di calcio, con questa idea di tenere sul suo piano equilibrio economico e lo sportivo, è chiaro che lo sportivo è chiaro per tutti, quello che poi sarà l'anno prossimo ovviamente, e soprattutto avere ragazzi che abbiano una cultura del lavoro come quelli che hanno avuto quest'anno, quindi continuare questo tipo di lucidato su Ferrari e Zuculini, ma credo che il vero patrimonio di questa stagione è una cultura del lavoro importante in tutta la rosa. Già la devono capire dentro di sé la maggioranza dei calciatori, se non tutti, la bravura dell'allenatore, dello staff tecnico, della società tutta, è stata inculcare questo tipo di mentalità, che come dagli uffici di Via Francia si trasmettere fino a Peschiera del Garda. Qui sono ragazzi, lo stanno vicino a me, io vedo gli orari che fanno, i ragazzi del marketing, del commerciale, tutti i ragazzi hanno una straordinaria cultura del lavoro, ragazzi giovani, molti, l'età media della sede è bassissima, dei ragazzi lavorano in sede, quindi sono loro, quelli che magari sono dietro le quinte, che però trasmettono a tutti noi che poi vanno in campo i ragazzi questo tipo di mentalità, deve essere uguale per tutti. A proposito, avete già avuto modo di fare un incontro o comunque una riunione con il presidente, con Fabio Becchia, per parlare della prossima stagione e pianificare già quello che sarà la prossima stagione? Con Fabio mi sono messo a campo in questi giorni, è chiaro che il nostro confronto è continuo e costante, lo sarà tutto l'anno e lo sarà anche in questi giorni.
chiaro che non siamo particolarmente, sembrati particolarmente euforici, ovviamente né io né Fabio, eravamo molto soddisfatti, felici di quello che è successo, però quello che è successo quando è arrivata la sera stessa della partita di Cesena. Il giorno dopo già stai a pensare se sei ambizioso, come lo siamo tutti noi, perché deve essere anche Verona ambiziosa da questo punto di vista, già pensiamo a quello che può essere e deve essere la stagione successiva. Con il presente ancora non ho avuto modo di vederlo, stasera c'è una cena per Verona, spero sarà l'occasione per incontrarlo, per parlare con lui, l'ho visto la sera di Cesena, poi dopo l'ho visto. Ho capito che insomma se c'è la possibilità Ferrari e Zuculini si proverà, come dire, a tenerli a Verona magari, mi pare di aver capito per la risposta. Ma guarda, non è un problema di Ferrari e Zuculini, io credo che è in assoluto cercare giocatori con questo profilo. Se sono loro possiamo andare a continuare, se non sono loro saranno altri, i giocatori sono tanti, che si possono prendere bravi, con valore, con qualità, che abbiano il profilo umano, professionale, tecnico di tutti quelli che abbiamo di rosa quest'anno. Poi chiaro, se riesce a dare continuità, è un valore aggiunto la continuità. Lì il nostro migliore acquisto a gennaio è la continuità. Mi sono ancora convinto, perché la continuità della squadra è quella che poi nelle difficoltà, nelle ultime 15 partite abbiamo perso una partita con lo Spezia. Sono dati oggettivi. Se non hai una continuità di valori tecnici e professionali non vai avanti. Quindi ripeto, non mi pongo, non sono obiettivi Ferrari e Zuculini, sono obiettivi e dare continuità a questo tipo di profilo di giocatori. Questo sicuramente. Le faccio.